Città Alcamo, età 25 anni appena compiuti, professione panettiere, hobby auto da corsa, titoli regionali di tutte le categorie nei kart, caratteristiche di guida pulite e veloci, segno zodiacale leone, immagine che ha fatto stampare sul suo casco. Francesco Adragna, il panettiere volante alcamese doc, alla sua terza cronoscalata a bordo di una potente Radical Suzuki 1600 ha stupito tutti quanti, facendo ancora meglio dello scorso anno quando aveva chiuso al 18° posto assoluto. Domenica scorsa, tra fior di campioni e oltre 50 potenti prototipi, ha chiuso al 13° assoluto a 2,5 secondi dalla top 10. Giovane con la testa sulle spalle, grande lavoratore che tutte le mattine si alza alle 5, niente vizi, Francesco, certamente il nuovo astro nascente dell'automobilismo nella Sicilia occidentale, non nasconde la sua soddisfazione per il risultato ottenuto sui tornanti della Monte Erice e pensa già a domenica prossima alla Coppa Nissena. Sì, sono molto soddisfatto, anche l'anno scorso ho vinto la classe, prima gara, poi ho ripetuto un terzo posto nella Coppa Nissena e ora anche soddisfatto a pieni voti con questo secondo posto meritato e correndo tra i big della montagna. Tra l'altro tu avevi una macchina meno potente, una 1600, i campioni, insomma, quelli che hanno fatto il podio avevano delle Osella 3000. Pensi che in futuro di poter correre anche con questi bolidi più potenti? Ma diciamo, io lo spero, ci vuole tanta esperienza per controllare una vettura del genere, perché parliamo di più di 500 cavalli per un peso di 520 kg. Allo stato attuale tu ancora non hai acquistato una macchina del genere, ci vogliono cifre enormi, la noleggi e ottieni grandi risultati. Ma innanzitutto ringrazio l'Autosport Sorrento, che è di proprietà di Tonino Esposito, sono di Napoli loro, e con tutta la loro grande squadra che mi sostengono, e grazie a loro è arrivato anche il risultato, perché c'è un lavoro che pochi si immaginano dietro comunque a una gara del genere, dove ci vuole la massima precisione. Ma come fai a mettere a punto questa vettura non avendola tra le mani durante tutto l'anno? Ma diciamo che purtroppo non riesco a starci molto su, però mi viene naturale e abbiamo fatto solo 10 giri nel circuito di Chinisia il venerdì prima di andare a fare le verifiche e poi il sabato mash dopo mash si acquista sempre più fiducia e in più quando si ritorna nel team giù si parla con i meccanici dei problemi che ci sono nella vettura, si guardano i video, si guardano i dati della telemetria della macchina e si capiscono sia i miei errori sia il comportamento della vettura. Tu hai corso sempre con i kart, ma una cronoscalata credo che sia una tensione, una scarica di adrenalina incredibile in cui non si vedono neanche le curve, forse neanche il tracciato. Sì, sono due cose completamente diverse. La pista mi piacerebbe anche molto, e anche se ci sono dei costi che sono ancora maggiori alle cronoscalate, là ci sono dei sorpassi, un qualcosa in più. Però qui la sfida è contro me stesso nel cronometro e bisogna fare la massima attenzione, perché alle velocità che saliamo abbiamo i muretti molto vicini a noi. Tu nella vita di tutti i giorni, di professione, fai il panettiere, speri di poter trovare uno sponsor, insomma c'è già qualcuno che ti ha messo gli occhi addosso per cominciare a fare il pilota, diciamo, professionista tra virgolette? Purtroppo non in questo sport non c'è molto interesse da parte delle grosse aziende, anche se ad Alcamo ho chiesto, o anche prima di mettermi a correre in salita mi dicevano delle opportunità di sponsor, e appena inizi a correre non ci sono problemi, e facciamo sponsor noi, così aumentiamo la nostra visibilità dell'azienda, però nel momento poi clou di andare a trovare mi hanno chiuso le porte. Ti impegni domenica alla Coppa Nissena a far vedere ancora una volta chi sei? Sì, certo, ce la metterò tutta. Stanno facendo l'asfalto nuovo, diciamo ci sono dei pro e dei contro in questa gara, intanto è tutto un altro percorso rispetto alla Monte Erice è molto tecnico, pure se ci sono dei punti di velocità, però qui la Coppa Nissena aumenta ancora maggiore la velocità perché è tutto di quarta, quinta e sesta marcia.